Continuiamo la nostra rassegna con Matteo Scotti. Sappiamo che oggi avevi dei fan dalle parti d'Italia, li abbiamo salutati. Matteo, tu hai portato esperienza a questo gruppo, l'esperienza di un uomo di pallavolo che ha vissuto la pallavolo anche a livelli più alti. Cosa hai trovato a Santa Teresa? Beh, a Santa Teresa ho trovato una società stupenda, un tifo incredibile che tutti i miei anni non ho mai visto, quindi devo solamente ringraziare la società che mi ha dato fiducia e mi ha permesso di poter lavorare con tranquillità e serenità. E poi un tifo incredibile che parla da solo, qua da vedere davanti a tutti praticamente. Grazie Matteo, spero. Solo un saluto. Sì, vai. A casa alla mamma. Saluto a chi vuoi, stasera ti è permesso tutto. Alla mamma. Tu hai fatto sacrifici, chi non ti conosce magari non sa il tuo ruolo, adesso lo spieghiamo meglio. Tu praticamente ti sei sobbarcato, non lo so, circa 50.000 km durante tutto, sono 26, sì, non lo so, forse sono anche pochi, per seguire la squadra in momenti difficili, soprattutto nel cambio del tecnico, sei stato fondamentale. Molti non lo sanno, ma Matteo Scotti è stato uno delle armi silenziose ma decisive di questa Mantavolle. Saluto, in bocca al lupo. Saluto solamente la mamma, la nonna che da casa mi stanno aspettando e la mia ragazza Caterina. Ok, adesso grazie. Ce l'avete tutto a disposizione perché il campionato è finito. Ritorno a casa. Ok, grazie di tutto.